pensieroso, cosa c'è là? No, niente, solo credo che sia meglio andare a dormire. Avremo una giornata faticosa a Denver domani. Piacevolmente faticosa. La 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 sogni d'oro, d'oro, sogni d'oro, sogni. Qual è la prossima fermata? Purgatorio. Purgatorio? Città mineraria, niente di speciale. Svegliatemi quando arriviamo a Purgatorio. Solo me, non Miss Goldie. Sì, signore. Per la miseria. Il treno di mezzanotte è in orario, Ez? Non vedete che lo sto scrivendo? Rispondi alla mia domanda, Ez! Non che io ne sappia più di voi, signor Burton, ma si fa migliore figura scrivendo che è in orario. Oh, si vede che non avete una pistola sotto la giacca. Bravo! Hai mai sentito che un uomo si è messo nei guai non badando ai fatti suoi? Ma come diavolo posso badare ai fatti miei? Ho trasmesso il telegramma, sì o no? I telegrammi sono strettamente privati! Per il telegrafista anche? E io mi sentirei meglio con un po' di artiglieria, pa. Se quella persona di cui parlava il telegramma arriva a mezzanotte, sarà meglio che siate disarmato. Ti ho detto di badare ai... Tarantola, pa! Tua sorella si chiama Pazienza! Pazienza! Levati di bordo, pa! Ma che diavolo stai facendo? Sto dando una lezione a quei sonari di minatori! Adesso! Ridammelo! Quante volte ti devo dire di non sparare alla gente? Questa volta gli ci voleva! Uno di loro mi ha detto una frase offensiva, ha detto: lo sa tua madre che sei fuori a quest'ora, Carlotta? Lo consideri un buon motivo per sparare a tutta la città? Ma io so quello che voleva dire! Ma io invece non lo so! Cercano di infangare il mio buon nome, ecco che cosa cercano di fare! Sentite, ho giurato a me stessa di andarmene al collegio di Miss Hunter su Fiume Hudson a New York per signorine di buona famiglia e non c'è niente che potrà fermarmi! No, a meno che non ammazzi qualcuno! Io sparo soltanto a quella marmaglia. Hai sparato a noi? Me vi ho mancato. Non colpiresti il culo di un toro a tre passi? Sta attento a come parli, Orville. Suona, gliele fa. Se ne suona qualcuno, sarate. Portala a casa, Orville. Non puoi darmi ordini. Hai sentito? A casa. Perché non si fermi dal cinese a farsi una birra? Perché quando beve diventa cattiva. Come vi è saltato in testa di chiamarla Pazienza? Chi lo sa. Si sente da lontano quando tira il vento, eh? Già. Non ha tanto ritardo, è inutile cambiare la scritta. Sembra tutto molto calmo, non trovi? La calma prima della tempesta, se quella certa persona è a bordo. Già. Siete sceso a Purgatori. Non sappiamo dove siete sceso, però è sicuro che non era Purgatori. Non aprite, ragazzi, c'è solamente posta per Purgatori. Nessun passeggero scende qui. Non sarebbe educato dare del bugiardo al conduttore. Lasciamo stare. Non aprite le porte. Non scende nessuno a Purgatori. Thank you.
Buonasera. O meglio, buongiorno, è l'una del mattino. Ce l'ho l'orologio. Appena sceso dal treno? Mai sentito che un'aquila abbia preso un uomo adulto e lo abbia portato da una città all'altra? No, non l'ho mai sentito. Lo sentite adesso? Sono venuto via Aquila. È lui, pa! Sì, avevo detto di... Oh, se solo avessi il mio fucile, gli ficcherei una pallottola in mezzo alla schiena. Sarebbe un omicidio. E con questo? Potrebbe non essere l'uomo che pensiamo. Ma deve essere lui. Alto, strapotente, è sceso di nascosto dal treno. E che altro vuoi? Dagli il tempo di prendere una stanza e poi chiedi informazioni all'albergo. Ah, bene. Aspettiamo nel retrobottega del cinese. Qua, si va a fare un'altra birra. Anch'io, figliolo. Non sapete leggere? Quella scritta dice, prendi la chiave e va a dormire. Quale scritta? Ah, pure cieco. Ah, deve essere stata qualche pallottola di rimbalzo. Ah, si spara un sacco in questa città. Ecco qua, scrivete, professione e da dove venite. L'ho già fatto. Smith? È il vostro vero nome? Non che io sia curiosa. Datemi una stanza. Ah, state calmo. Oh, Gesù, ma questa è seta pura, vero? Dovete essere ricco. Allora. Allora cosa? Siete ricco? Non che io sia curiosa, per carità. Non c'è un altro albergo in città. Ah, non vi scaldate, fa già tanto caldo. E l'albergo è di legno, venite. Il servizio è all'altezza di quello del Palmer House di Chicago. Venite. Attento ai gradini. Coraggio, è su in cima alle scale. Se sparano allora sì che fa caldo. Se sentite qualcuno che strilla, non fateci caso. C'è un minatore che ha il delirium tremens di tanto in tanto. Si chiama Smith anche lui. Forse siete cugini. La finestra la potete tenere in due mani. Aperta o chiusa. Se è chiusa fa caldo. Se è aperta le mosche vi mangeranno vivo. Ora vi aiuto a disfare la valigia. No, non vi disturbate. No, nessun disturbo, ci mancherebbe. Oh. Ma che roba è? Devo avere sbagliato la valigia. Ma che diavolo è questa roba? Sono bambole di pezza. Una volta ne vinsi una alla fiera, quella volta che andai a Denver per conto mio. E ti facesti incastrare da qualche puttana. Giù di petto! Smettetela voi due! Andiamo a chiedere a Marta notizie su quell'uomo. Avete il resto di $100? No, non ce l'ho. Andrò a cambiare da qualche parte e vi pagherò quando torno. Pazienza, Marta! Lascia stare quel registro! Glielo ho letto su quella stupida faccia che non aveva immaginazione, Smith! Ma non puoi pretendere che vada scrivendo il suo vero nome col lavoro che fa! Oh, Smith! Ah, pazienza, Marta! Ridarmi subito quella chiave! Mister? Volete un paio di speroni? No. Potresti... Sono speroni praticamente nuovi. Reggono ancora molto, da sfiancare una dozzina di cavalli. Non vado a cavallo. C'è un dottore in città. Un Marcantonio come voi. A che vi serve un dottore? Beh, ecco, se lo dico a voi, quando poi dovrò dirlo al dottore, sarò stanco di ripeterlo. Allora, c'è un dottore in città? E io che cosa gli dico a quell'uomo quando vedrà questa valigia, eh? Inventerete qualche cosa. Forse c'è uno scompartimento segreto. L'ho già rovistata 3 volte, ve l'ho detto, ha sbagliato valigia. Mi state a sentire, sì o no? Vi ho detto che ha sbagliato valigia! Lasciami! Lasciami! Ma perché lo stavo per beccare, quel bastardo? Lasciami! Hai compromesso quella ragazza e poi non hai voluto sposarla o roba del genere? No, nemmeno roba del genere. Non la conosco neanche quella. Stavo con degli amici di fronte al saloon. È passata lì davanti e io ho detto... Lo sa tua madre che sei in giro a quest'ora, Carlotta? Così per fare lo spiritoso. Poi per poco non ci mandava tutto il cimitero. Non ho mai visto un fuggi-fuggi come quello. A sparare alla gente ci prova gusto. Beh, sembra che la via sia libera. Dove hai detto che posso trovare un dottore? Io non capisco come mai un Marcantonio... Probabilmente gioca a biliardo con gli amici al saloon. All'una del mattino? E beh, è tutto scombinato in questa città. Ci sono 3 turni di minatori e vanno e vengono dal lavoro a tutte le ore. Andate, si chiama Doc Schultz. Grazie. Ah, davvero non li volete questi speroni? No. Ehi, un cowboy deve essere molto a terra per voler vendere i ferri del mestiere. Prima ho venduto il cavallo, poi la sella. Ora la sbronza è finita e mi restano soltanto questi speroni. E una pancia che reclama.
Oh, beh. Vieni, la cena te l'offro io. Grazie, amico. Mi chiamo Jack. Jack Bay. Latigo Smith, ora va e buon appetito. Non so davvero come ringraziarvi. Lascia stare. Il denaro è il minore dei miei guai. Questi sono... $100. Mister, mi avete dato... Ma... Non l'ho mai visto un centone. Io non l'ho mai visto un centone. Se non mi avessero fermata, lo avrei beccato proprio in mezzo agli occhi, quella carogna! Che non hai preso niente da quella povera santa di tua madre, e pazienza, Marco! Detesto questa città! E se non ce la faccio ad andare al collegio di Miss Hunter a New York per signorine di buona famiglia, lo odierò sempre di più ogni giorno che passa, compresi i suoi abitanti! Neanche tu sei amata da nessuno, né qui né nei dintorni! Basta così, Orville! Non potete fare niente per quella ragazza, Taylor. Queste sono faccende di famiglia, Marco Perkins! Vi prego di non mischiarmi! Su, andiamo, Orville! Sotto nero e pari, vincono tutti di nuovo. Volete fare una puntatina, signore? Stai cercando guai, amico? Ma no, signore. Ho l'aria così da fesso da puntare a quel gioco? È contro le regole della casa rispondere a certe domande, signore. Salve. Volete fare una partita a biliardo? Ora no. Siete il dottor Schultz? Così è scritto sulla mia licenza. Tiratemi quel gessetto, per favore. Grazie. Sentite, se un tizio dice a un avvocato che ha ammazzato un uomo due, l'avvocato deve tenere il segreto, vero? Non vedo come questo mi riguardi, ma avete ragione. Il rapporto fra l'avvocato e il cliente è sacro. Come con un dottore? Eh? Un dottore non può dire a nessuno quel che un malato ha. Dovete avere una malattia molto interessante. Ci sono $500 per voi. Diventa più interessante ogni minuto che passa. È ovvio che se parlate dovrò ficcarvi una pallottola in fronte. Io non ho mai visto un caso di lebbra, quindi se avete quella non la riconoscerei. Non si tratta di lebbra, ma non possiamo andare in un posto dove siamo soli. Beh, tutto sommato mi sembra una buona idea. Il mio studio è qui in fondo alla strada. Avete cambiato idea? Volete fare una puntatina? Uno deve essere idiota per giocare alla roulette. L'aria idiota, io? No, signore. E allora non dimenticartelo. Fuoco di sotto! Accidente di un diavolo sta. Terzo turno? Il primo e il secondo preparano le cariche di dinamite e le innescano. Il terzo le fa esplodere. A volte dura tutta la notte. Vi ci abituerete. Andiamo. Purgatori sta seduta sopra due miniere. Taylor Burton ne ha una, il colonnello Ames l'altra. Sono ormai 2 anni che scavano e si fanno la guerra per arrivare al filone madre. Filone madre? È al centro della città, guarda, dicono i geologi. Come quando si fa una ferrovia partendo da est e da ovest. E chi arriva per primo acquisisce il diritto di gestire la linea. E l'altro invece rimane fregato. Esattamente. Credevo si mettesse a sparare. È una ragazza d'oro. La vostra malattia mi ha messo incuriosita. Questo è il vostro studio? Curo gli uomini e le bestie. Chiunque ha bisogno di cure viene dal dottor Schultz. Va meglio adesso? Allora, qual è il vostro problema? Dunque, mi giurate di non dirlo a nessuno, vero? È il giuramento di Ippolito. Mi prendesse un colpo secco. Conseguenze di una leggera sbronza. Era facile indovinarlo. E la signora dov'è ora? Lo lasciamo perdere. Ci riuscite a togliermelo? Avevate detto $500. Contanti. Beh, se ho mai saputo qualcosa sui tatuaggi, l'ho dimenticato. Dovrò ripassarmi l'argomento.
Resterete qui per qualche giorno. Quanto servirà per levarmi questo, poi taglio la corda. Non starete per caso scappando da quella signora? No, non ci penso neanche. Ma se si fa viva, voi non mi avete mai visto, chiaro? Come faccio a riconoscerla? Beh, ha una montagna di capelli biondoro. Ha una montagna di tutto, ma soprattutto di capelli biondoro. Che devo fare, Doc? Tornate tra un paio di giorni, avrò il tempo di documentarmi. Conto su di voi, dottore. Un minuto, giovanotto, desidero parlarvi. Non vi conosco, signore, non vedo motivo di conoscervi. Giovanotto, voglio offrirvi un impiego molto retributivo. Sono già in affari per conto mio. Doc! Sì? Chi è quel tizio? Non sono affari vostri. E a proposito di affari, voi proprietari di miniere siete esseri spregevoli. Assumete gente per ammazzare la gente che altri proprietari assumono per ammazzare la vostra. E per giunta andate altrove a farvi curare. E io devo curare gli asini per sbarcare il lunario. E non andatevene. Fuori, ho da fare io. Vi ha mai detto nessuno che avete moti sgarbati con gli ammalati? Fuori! E per di più parlate troppo. E non mi andate a genio. Ehi. Volete fare una punta di... Oh, scusate, signore, non mi ero accorto. Chiedimelo ancora e ti faccio un tassello su quella testa di cocco. Sì, signore. Volevo dire no, signore. Oh. Gazzosa. Cosa? Te lo scrivo se vuoi, ma dubito che tu sappia leggere. Ho detto gazzosa. Nessuno qui chiede mai una gazzosa. Non bevete whisky? Quando sono di buon umore. E non mi sento tanto di buon umore adesso. Che imbecille. Quelli che giocano alla roulette. Piace a molta gente. Gonzi, la peggiore qualità di gonzi, il vantaggio è tutto del banco. Io dico che dovrebbero impiccarli tutti i proprietari di case da gioco. Guadagnano l'8% come minimo, anche se la roulette non è truccata, invece lo è, quindi guadagnano almeno l'8%. L'8%, il che vuol dire che una volta su 12 loro si beccano i tuoi quattrini senza che tu possa difenderti. Già, chiunque gioca alla roulette dovrebbero visitare il cervello. Dovrebbero prenderlo e chiuderlo in manicomio. Dovrebbero bruciarle tutte, le roulette. $4,600 sul numero 23. Non posso accettare una puntata simile. $4,600 sul 23. Padrone! Padrone, questo tizio ha puntato $4,600 sul numero 23. Fai girare! Numero 22, il signore ha perso. Sai, mi capita di quando in quando. Non posso farci niente. Il numero 23 mi ipnotizza letteralmente. Bene. Dicono che il denaro non è tutto. Quando uno ha fame, sì. Già, e ora che ci penso, ho fame. Quanto ti è rimasto di quel centone che ti ho dato? Niente. Niente? Beh, ho mangiato per $20 e ho offerto da bere a una ragazza. E lei aveva la madre malata a Salt Lake City. E le hai dato i soldi? Poveretta, mi ha fatto pena. Pezzo di idiota. Non lo sai che il modo migliore per farsi nemica una donna è darle dei quattrini? Dici? L'ho imparato molto tempo fa. Ah, sì? Già. Andiamo a fare due passi. Ho bisogno d'aria e di tempo per riflettere. Giovanotto, a proposito di quel lavoro che volevo offrirvi... Ti ho detto di non rompermi le tasche, mi pare. Ma aveva parlato di un lavoro. Non mi piace lavorare, mi stanca troppo. Ma noi che mangiamo se non lavoriamo? Noi? Potremmo lavorare insieme in un ranch. Cosa? A cavallo? Te l'ho detto, non cavalco, io vado solo in treno. O se no, in diligenza. Bisogna essere proprio picchiati per guadagnarsi da vivere in groppa a un cavallo. Io li detesto, i cavalli. Equivale a bestemmiare da queste parti. Là c'è un bel movimento. Sai, qui ci sono due miniere, ma adesso ce n'è una sola che lavora. Metà dei minatori sono a spasso a bere, mentre i loro padroni... Di chi è il saloon? Di una donna? La proprietaria del saloon è una donna. Miss Jenny. Ehi, hai ancora quegli speroni che volevi vendermi? Dammeli. Mm.
Ne hai buttato uno? Sì, ne ho buttato uno. Aprite un altro tavolo da gioco. Sì, Miss Jenny. Miss Jenny? Sono io. Vi ho portato questo. Da parte di Slim. Che cos'è? Uno scherzo? Signora, ho fatto 300 miglia per portarvi questo sperone. Vi sembra uno scherzo? Povero uomo, morire accanto a me laggiù nella prateria, tutti soli, mentre i lupi ululavano in lontananza. Lat mi disse morendo: non ho niente altro al mondo salvo questo sperone. Voglio che tu lo porti il mio unico vero amore, Miss Jenny. Naturalmente ho capito subito a chi alludeva, perché in tutte quelle notti solitarie nel deserto non aveva parlato altro che di voi e del vostro gran cuore d'oro. Ah, sì, ora mi ricordo. Sì, penso si chiamasse Slim. Ehi, barista, porta da bere qui al signore. Sì, signore. Siete insieme voi due? Sì, siamo insieme. Mi chiamo Jog, Jog May. Ah, dai da bere a tutti e due. E uno anche a me. Dunque, parliamo di questo Slim. Era innamorato di me allora. Mai al mondo ci fu un amore più vero e più nobile. Certo, appena vi ho vista mi sono reso conto perché lui vi amasse tanto. Ah, sì? Certo che mi rendo conto. Miss Jenny diceva, non è come le altre donne, lo diceva continuamente. Miss Jenny è diversa, è generosa fino allo spasimo. Ecco, arriverebbe a darti il suo ultimo centesimo. Siete sicuro di non mentirmi? Potessi morire stecchito in questo momento se... Se questo è il terzo turno, sì. Beh, qualche volta arrivano senza preavviso. Ora, per ritornare a quello Slim, davvero ha detto tutte quelle cose carine su di me? Oh, sì, signora. Perfino morendo ha detto tutte quelle cose carine, e anche di più. Sono colpita. Lo sarete molto di più dopo. A quali bassezze può arrivare un uomo? Un giorno, pazienza. Giorno. Come sono carini. Grazie. Provate questo. Ah, perfetto. Prendiamo questo allora. Avete buon gusto nel scegliere i capelli, Miss Jenny, come tutto il resto. Mi sentirò imbarazzato se pagate voi. Forse è meglio che diate i soldi a me. Voi restate qui col vostro imbarazzo. Vado io a pagare. Però che faccia di bronzo. Chiedere sfacciatamente dei soldi a una donna. Trovi che non stia bene? Beh, da quello che ho imparato da piccolo. È stata tua madre a insegnartelo? No. Una donna? Insomma, in genere non si fa. A te è successo mai che una donna esitasse un solo istante a chiederti dei soldi? No, adesso che ci penso. Ho fatto solamente uno sbaglio. Gliel'ho chiesti di giorno. Sono molto più arrendevoli di notte. Oh. Buongiorno. Vi comprate un cappello nuovo? No, è la signora che glielo compra, lei. Il fatto che io compri un cappello nuovo è cosa che vi interessa molto, straniero? Oh, non mi considerate uno straniero. Mi chiamo Colorado. Colorado McGee. Dal modo in cui lo dite ho idea che voi pensiate che io già vi conosca. Beh, non è così, quindi cosa volete? Voglio vedere se siete veloce come dicono il Swifty. Ridite quel nome. Swifty? Ma vi chiamerò Mr. Morgan, se preferite. Ora andrò in strada e aspetterò che veniate fuori. E se non lo fate,
Io e tutti quanti qui in città vi riterremo un lurido cane vigliacco. È una sfida? L'avete detto. Sì, va bene. Andate fuori, allora. Tra un minuto sarò da voi. Oh! Ehi, me l'hai colpito a tradimento. E con tutta la forza che avevo. Mi dai uno di quei ferri laggiù? Ma come mai ce l'aveva con voi? Non lo so, è la prima volta che lo vedo in vita mia. Jenny, sono spiacente che una signora così per bene come voi abbia dovuto assistere ad una scena così incivile. Venite da me in albergo, vi faranno usare dei sali e vi distenderete un po'. Lat, da come questo tizio porta la pistola, direi che è mancino. E tu gli hai pestato l'indice della mano destra. Miss Jenny, volete voltare la testa dall'altra parte? Ridammelo. Avessi saputo che avreste mandato questo pivellino contro un uomo come Swifty Morgan. Via a sentire, Mr. Barton, non è colpa mia. Non offenderti, figliolo, dopotutto non è colpa tua. Non hai mai ucciso nessuno fuori da questa contea. Non sai che roba locale tu. Mentre Swifty Morgan è conosciuto dal Canada al confine del Messico. Se avete un'idea migliore, Taylor, sentiamola. Comprate questo Swifty Morgan. Ma se l'hai già comperato il colonnello Ames. Tutti i pistoleri hanno un prezzo, sono la feccia della società, delle carogne. Sentite, Mr. Barton, offriremo a Morgan abbastanza soldi da convincerlo a tradire il colonnello Ames. Sono d'accordo, Taylor. No, un momento. Siete proprio sicuro che il colonnello Ames ha assoldato Swifty Morgan? Io ho modo di sapere quel che succede in casa del colonnello. Se la fa con la sorella zitella del colonnello, è così che sa tutto. Non ti permetto, io giovanotto. Ho visto con i miei occhi andare in giro in bicicletta con quella lì appollaiata sul manubrio. Dovreste vergognarvi tutti e due di comportarvi in questo modo alla vostra età. Dovreste essere di esempio ai giovani invece di farvela così come un vecchio caprone selvatico con quella che sembra una melanzana rinsecchita. Lasciatelo via. Ehi, vattene via. Io vi dico soltanto che sbatterei la testa al muro se fossi vostro parente, signor vecchio caprone Barton. Caga sotto! Io penso che potremmo soffiare Swifty Morgan al colonnello Ames per $5,000. Ehi, sono un sacco di soldi. Ne rimetteremo di più se non arriviamo per primi al filone madre. E non ci arriveremo mai se non potremo tornare alla miniera e ricominciare a scavare. D'accordo. Quale tesoriere della società ritengo urgente riunire il consiglio di amministrazione? Noi siamo il consiglio di amministrazione. Allora io propongo di pagare i 5,000. Approvo la mozione. Voi non potete approvare la mozione, siete il presidente voi. Esiste anche una cosa chiamata procedura legale. Il colonnello Ames, però, lui se ne frega delle procedure. Ha messo 4 pistoleri all'ingresso della nostra miniera per impedirci di entrare. E continuerà a impedircelo finché non prenderemo il toro per le corna e useremo anche noi la maniera forte. Guardate. Il colonnello Ames cammina come se la città fosse sua. Lo sarà se non assoldiamo Swifty Morgan. L'ultima volta che misi questo vestito fu al ballo del governatore, 20 anni fa. E questo cappello? Non c'era uomo o cane da caccia a Purgatori che non mi puntasse quando apparvi in strada. Voi pensate che sembri una signora della notte? Cos'è una signora della notte? Oh, Miss Abigail, fate davvero vita ritirata. Pensate che con questo possa passare per una delle ragazze del saloon di Miss Jenny? Vuoi dire una ragazza di saloon? Sì, una ragazza di saloon. Beh, io non lo so, non le ho mai viste. Ma vanno in carrozza e passano sempre sotto le vostre finestre. Io tengo sempre le tende abbassate quando passano. E questo dove lo posso mettere? Beh, puoi metterlo nel... Ma che diavolo è? Quella Jenny avrà quel che si merita. Ma sei diventata matta? E sentirete che botto. Finirà che ti troverai nei guai fino al collo, pazienza. Io no, qualcun altro ci si troverà. Aspetta. E per chi sei tu? Miss Abigail, non capisco perché insistiate a voler sposare mio padre. Non è molto intelligente. E poi russa che sembra un trombone. Non fare commenti scortesi, mia cara. Non è vero quello che dici. Tuo padre ha delle qualità che tu non conosci. E inoltre questo matrimonio farà venire un colpo secco al mio carissimo fratello. Che il diavolo se lo porti. Abigail! Lugus in fabula. La servitù mi riferisce che quell'orribile figlia di quell'orribile Taylor Barton si è introdotta in questa casa. Aprimi! Lì non c'è nessuno, fratello. E smettila di bussare alla porta. Insisto perché tu mi apra, Abigail! Oh, e va bene! Abigail!
Lo sarò quando finirai di fartela con quel Barton e di andare sulla sua bicicletta. È da più di una settimana che non ci andiamo. Taylor ha una gomma a terra. Avrà di peggio quando avrò fatto i conti con lui. Se solo gli tocchi un capello, io... Un capello bianco. È un pezzo da museo. Sì, forse c'è la neve sul tetto, ma c'è il fuoco. Abigail! Non ti vergogni, donna! Senti chi parla, tenere quei poveri lavoratori lontani dalla miniera! Se no, come faccio ad arrivare al filone madre prima di lui? Il suo pozzo è al centro della città. Io devo scavare per arrivarci. Ma questo non ti dà nessun diritto. Ti ha parlato di diritto! Voglio soltanto arrivare a loro prima. Oro è l'unica cosa a cui pensi! E Barton pensa a farti la corte solo per potermi spiare, non lo capisci? E io gli dico sempre tutto quello che lui vuole sapere. Approfitta di te, Abigail. Certo che lo fa. Oh. Buongiorno. Buongiorno. E tu chi sei? Una delle nuove ragazze. Ah, sì? Già, sono arrivata stamattina da Frisco. È così che mi chiamo Frisco. Beh... Il lavoro è buono, ha i suoi alti e bassi, ma non è niente male. Sparisci. Mani in alto! Che ci vuoi fare con quello? Ucciderti. Con quello? Oh, cattiva mira, e sono stufa di mancarti sempre. Prima di tutto, vuoi dirmi perché vuoi accopparmi se non ti dispiace? Per poter andare al collegio di Miss Hunter a New York, signorina di buona famiglia. Su, mani in alto, che adesso ti ammazzo. Non c'è bisogno che alzi le mani per questo. Beh, vedi, non mi sembra bello ammazzarti mentre stai sdraiato sul letto. Ecco, per esempio, perché non salti su e cerchi di afferrarmi? Così io mi arrabbio e accendo la miccia. È tuo dovere di buona cristiana dirmi perché vuoi accopparmi. La miniera. La miniera? Beh, se mio padre non arriva al filone madre prima del colonnello Ames, noi non avremo i soldi. E se non avremo i soldi, io non potrò andare al collegio di Miss Hunter a New York, signorina di buona famiglia. È chiaro? No. Ma questo cosa c'entra con me? Piantala di fare il finto tonto, Swifty Morgan. Lo sai benissimo perché il colonnello Ames ti ha chiamato. Tu credi che io sia il famoso Swifty Morgan? Ecco, continua, perché così mi fai arrabbiare? Se mi arrabbio, accendo la minchia. No, non ci tengo affatto, però io non sono Swifty Morgan. Butardo! Guarda che mio padre se la fa con la sorella zitella del colonnello Ames e lei gli ha detto che è stato lui a farti venire qui, caro Morgan. Ehi, cos'è? È una rapina? Mostra alla signorina l'interno di uno di quegli stivali. Eh? L'interno di uno stivale. Li ho fatti fare un anno fa ad Amarillo. Su, guarda dentro. Coraggio, guarda. Latigo Smith. $60 li ho pagati e ti pare che non ci avrei messo il mio vero nome? Probabilmente li hai sfilati a qualche povero diavolo che hai fatto fuori. Ma tu sei la figlia di Bardo. Che ci fai in un posto come questo? E pensare che la tua povera santa madre era una delle donne più pie di questo paese. Vattene per la scala di servizio, coraggio! Prima che qualcuno ti veda un fatto del genere! Non credo di essere cavata così, Swift e Morgan! Salve, rubacuori! Io amo Goldie. Avevamo fatto un patto, Doc. Io non l'ho mica detto a nessuno. Bene, ora so tutto sui tatuaggi. Penso che potrò fare il lavoro, figliolo. Ma devo farlo un po' per volta. Ci vorranno un paio di settimane. Va bene, come credete. Dottore, i $500 devono essere in contanti? Miss Jenny, $500 li ha di certo. Però ha anche una grande esperienza di uomini come voi. Come sarebbe uomini come me? Vi darà tutto tranne che il contante. C'è una sola cosa che nelle donne non cambia. Ed è che le donne... cambiano facilmente. Com'è che ne sapete tanto sulle donne? Ho lavorato sodo. Salve, pazienza. Che malattia ha? Dimmelo, Doc. Un dottore non può parlare dei suoi pazienti. Pazienza. Doc, noi due siamo gli unici ad essere amici in questa orrenda città. Che succederebbe se litigassimo fra noi? Oh, ha un leggero disturbo al torace. Chi? Quello? Sembra forte come un cavallo. Ti sta proprio antipatico, vero? Io detesto i pistoleri di professione. Lui è un pistolero. Quello lì è Swifty Morgan. Che peccato, cominciava a piacerti. L'avrei già fatto fuori da un pezzo se papà non mi avesse sequestrato il mio Winchester. Pazienza, devi smetterla di sparare alla gente. Lo sai che se non avessi una mira così scadente non ci sarebbe più un giovanotto vivo in tutta Purgatory? Ho sentito che hai sparato a Elmer Price nel salone dell'hotel ieri sera. Beh, ci credo, mi ha chiesto di sposarlo. Ti sembra una buona ragione per sparare a un uomo? Doc, l'hai mai visto, Elmer? Buongiorno, dottore. Buongiorno, Elmer.
signor Morgan. Come mi avete chiamato? Sappiamo che siete Swifty Morgan. E abbiamo una proposta da farvi. Noi vogliamo che piantiate il colonnello Ames. Ci sono $5,000 per voi. Io vi ho detto... $5,000? In contanti? In contanti. E così credete che io sia Swifty Morgan? Ho l'aria di essere il miglior pistolero di tutto il sud-ovest? Io l'ho capito subito. L'acuto sguardo da falco, il vostro portamento. Dolente di contraddirvi, ma... è quello Swifty Morgan. Swifty? Vieni un po' qui. Coraggio, vieni qui. Questi signori ormai sanno chi sei, è inutile negarlo. Salve. Ora, detto questo, Swifty preferirebbe che non sbandieraste in giro il suo nome. È modesto, Swifty. I signori hanno una proposta da farti. Ti dispiace se mi occupo io dei dettagli come faccio in genere? Tu vai pure a finire la partita mentre io discuto con i signori. Coraggio, vai. Occhio acuto. Ne ha uccisi 50, dicono. Esagerazioni. 32 per l'esattezza. Ora vi dispiacerebbe mettere le carte in tavola, signori, e anche il contante? Il contante è nella mia cassaforte. E sarà meglio che non ci vedano troppo insieme. Beh, sgusciate via e portatemi il denaro nella mia stanza fra 15 minuti. D'accordo. Mi hanno chiamato Swifty. È un modo amichevole di chiamare Swifty Morgan. Credono che tu sia lui. E sono disposti a pagare per sostenere questa loro idea errata. E io dovrei far finta di essere Swifty Morgan? Ti saluto. Sono disposti a pagare. Ah sì, e quanto? $1,000. Che divideremo a metà, il che significa 400 per te. Beh, niente male. Però penso no, che... No, non devi pensare. Fa parte dell'accordo, quello lo faccio io. Tu sta qua e fa la faccia feroce. Piantala. Ti ho detto di non toccare la pistola per nessun motivo. Se qualcuno ti sputa in un occhio o esprime dei dubbi sull'onestà di tua madre, limitati a riferire a me. Ma se devo essere Swifty Morgan, ho una reputazione da difendere. Ho il mio amor proprio. Porca vacca. Se cominci a pensare, l'affare va a monte. Niente $400. Sto migliorando. Guarda. Evita le sparatorie, dureresti poco. Tu sei uno veloce? No, sono uno lento. Solo che tu sei ancora più lento. Sono entrati furtivamente, si sono messi a sfogliare il registro per scoprire il numero di camera del signor Smith. Ho cercato di fargli capire che ne ho 4 di Smith. Grazie, signora Perkins. Non vogliamo trattenervi oltre. Da come sono venuti qui di nascosto, credo di aver capito che siete un altro di quei pistoleri che questi somari di minatori continuano ad assoldare uno dopo l'altro. E scommetto che assolderanno anche voi per fare la pelle a qualche altro figlio di mamma, così che un altro figlio di mamma possa fare la pelle a voi. Guarda, per l'amore del cielo, chiudi il becco e fattene. Fammi il favore. Adesso lo capite perché sono costretta a chiedere i soldi della stanza in anticipo, giorno per giorno. Oh, un altro Smith. Non finiscono mai gli Smith che vengono qui a farsi accoppare. I quattrini, per favore. Swifty, è là dentro? Sì, sì, i quattrini. Prima di andare a parlare col signor Morgan. È alquanto superstizioso, vedete. Lascia a me tutte le questioni finanziarie. Anzi, vi sarò grato se non parlerete affatto della transazione. Spiacente, non volevo sorprenderti, Swifty. C'è mancato poco. Non venite mai nel mio angolo cieco come avete fatto. No, signore, signor Morgan. Non un passo di più! Cosa volete? Sono venuto a vedere le vittime. Quali vittime? Tu per cominciare, poi gli altri. Sarà un bello spettacolo. Dopotutto, ci siete 4 di voi e un solo Swifty Morgan. Credevo che Morgan fosse dalla nostra parte.
Ci sono stati dei cambiamenti. Morgan ha preso i soldi del colonnello, poi ha deciso di prendere i soldi anche dall'altro proprietario. A me sembra poco corretto, non vi pare, ma sono certo che voi gli insegnerete che l'onestà è la migliore politica. Avete l'aria di gente molto in gamba voi. Quando è che viene questo Swift Morgan? Dovrebbe essere qui a momenti. Eccolo che arriva. Voi rimanete qui, io lo aggiro e lo prendo alle spalle. Vengo con te. Aspetta, veniamo anche noi. Sono scappati i Swift Morgan. Tutti e quattro appena hanno visto che stavi arrivando. Fai finta di essere deluso. Filati via, hai detto? Mi hanno proprio deluso. Sono andati per di là, fate ancora in tempo. Basta che li lascerò andare. Hanno imparato la lezione, io sono un uomo pacifico in fondo. Sarò Mrs. Stuzzica. Bravo. Ah, ecco il signor Barton. Se l'avete fatta, signor Morgan, perfetto. Appena vi ho visto ho detto, quel ragazzo non è quel bovaro deficiente che sembra guardarlo. Sì, ve l'ho sentito dire. Coraggio, re urra per Swift Morgan, che ha salvato questa città da quella piovra del colonnello Ames. Che cosa stiamo aspettando? Muovetevi! Fannulloni che non siete altro! Andiamo a lavorare! Senti. Swifty! Ci vediamo, eh? Dove vai? Devo levarmi un peso dallo stomaco. Ma se quei quattro tornassero? Non mi stare dalla parte della pistola! Oh, certo! Tanto che è ubriaco. Da quando ha sentito che ci sarebbe stata una sparatoria? Non sopporta la vista del sangue. Andiamo, Doc, buttatelo giù. Non ne ha bevuto abbastanza. No, questo è il controveleno. Me lo fa tenere dietro al banco in caso ci fosse bisogno di lui quando è ubriaco. Buttatelo giù, coraggio, Doc. Nessuno al mondo può sperare nella chimera dell'immortalità. Gente, tutta l'acqua va al mare. Soltanto il whisky non ci va. Ragazzi, mettetelo nel mio letto. Sarà come nuovo tra un paio d'ore e potrà occuparsi di voi. Dite, che cos'è questa strana malattia che avete? Vi dispiace se chiedo? Abbastanza per spaccarti il muso se me lo chiedi ancora. Buonasera. Buonasera. $1 d'argento, Charlie. E anche un rosolio. Ho sentito dire che Taylor Barton ha deciso di dare una grande festa alla miniera domani sera. Ci saranno le ragazze del saloon, la musica e tutto il resto. Così ho rovinato la migliore Colt 45 che ho mai avuto. Eh? Un tizio mi ha parlato quando non avevo voglia di sentirlo. Gli ho spaccato la pistola sulla testa. Oh, scusatemi. Sedici, rosso e pari. La ruota gira. Signori, fate il vostro gioco. 14, rosso e pari. Fate il vostro gioco. Niente da più. Puntato $4,600 sul numero 23. Fai girare! Thank you.
quello là? Quel palo l'hai saltato? Perché non ti sposi? Così la sera resti a casa. Oh, no, 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 continua pure. Capisco benissimo quello che provi. Lo faccio molto spesso pure io. Sbatti la testa contro i pali. Beh, non tanto contro i pali, più che altro sui muri della mia stanza. Qualche volta su un albero, altre volte su un sasso. È per via della roulette. No, è per via di questa città. A volte sento che non potrò mai andarmene da questa città. E allora mi viene voglia di buttarmi giù e di morire. Ed è per questo che finisco per sbattere la testa contro qualcosa. Non ti piace questa città? E a te? No, non mi piace nessun posto a ovest di Riverside Drive. E dov'è? A New York. Dici sul serio? Sono nato e cresciuto là. Parlamene, ti prego. E di che cosa dovrei parlarti? Di tutto. Ecco, laggiù nessuno va in giro armato e c'è un poliziotto ad ogni angolo di strada per impedire alla gente di spararsi a vicenda. E nessuno va a cavallo. Vedi, laggiù viaggiano in carrozza o in tram e comincio a provarne nostalgia. Pure io. Ma se non ci sei mai stata tu? Ne provo nostalgia lo stesso. Quello che non capisco è come hai fatto a lasciare quel paradiso per venire in questo schifosissimo West. Colpa di mia madre. Di tua madre. Già, vai all'Ovest, giovanotto, mi diceva, me l'avrà ripetuto mille volte. Mi avevano sempre detto che il miglior amico di un giovane è sua madre, e così. Eccomi qua. Frisco, Dodge, Lodestone, Denver. Vorrei tanto essere ancora là. Credevo che fossi venuto qui per la tua salute. La mia salute? Sai, per il torace. Il mio torace? Così mi ha detto il dottore. Ah, sì? Sì, vedi, Doc e io siamo amici intimi. A un altro non l'avrebbe mai detto. Beh, tu e Doc è meglio che non lo diciate in giro, sennò io ucciderò Doc e tu perderai l'unico amico che hai in città. Ma perché sei così suscettibile? C'è un mucchio di persone che hanno la stessa malattia. Davvero? Certo, tante persone vengono nell'Ovest per curarsi. Solo che tu non tossisci tanto come fanno loro. No, io tossi non ne ho io. Fuoco di sotto. Vuoi... Vuoi che facciamo due passi, pazienza? Oh, sei sicuro che l'aria della notte non ti faccia male al... No, no, ma che... No? No, no, assolutamente no. È così romantico qui, vero? Sì, sì, molto. Latigo. Quello che hai è contagioso? Voglio dire, potresti attaccarmelo? No, 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 a meno che tu... No, no, neanche in quel caso, no. Bene. Oh, non credevo mai che un giorno avrei baciato un uomo che era stato veramente a New York, voglio dire personalmente a New York. Senti le campane? Sì. Non capisco che cosa ci trova Miss Abigail in papà. È stupido come l'acqua calda. Buonanotte, dolce principe. Buonasera, dolce principe. Non mi sembra buona educazione spiare la gente, colonnello. E vi sembra buona educazione avere degli incontri clandestini con mia sorella? Le mie intenzioni non potrebbero essere più onorevoli. Noi siamo imparentati solo per via di un certo Adamo e di una certa Eva. Non desidero avere una parentela più stretta con voi, Taylor. Portatelo dentro. Se ammazzano papà è finita, non riuscirò mai ad andare al collegio di Miss Hunter per ragazze di buona famiglia. Per di più lui sarà morto. Forse questa è un'occasione in cui un uomo onesto può guadagnarsi qualche dollaro. Andiamo. Dove stai andando? Fra gli altri miei vizi, sono anche un impiccione. Ho detto giù le zampe, altrimenti... Oh, tesoro, cosa ti stanno facendo? Niente per il momento, e quello che gli faremo dipenderà da te. Vorrei non avergli mai comprato quel libro su Napoleone. Colonnello, tutto questo è ridicolo. Oh, certo lo è, senz'altro. Ma non lo sarà a lungo, perché ci sono due cose che potrebbero accadere. O voi richiamate i vostri uomini da dentro la miniera e promettete di non rivedere più mia sorella, oppure accadrà fatalmente l'altra delle due cose. E quale sarebbe l'altra? I miei ragazzi vi porteranno alla palude e metteranno una pallottola in quella vostra testaccia dura. Questo è omicidio. Ho studiato legge, cara. Certo che è omicidio. Soltanto sbarazzarmi di uno scomodo. Salviamo la vita a tuo padre e guadagniamo qualche dollaro.
Napoleone non sarebbe mai sceso così in basso per vincere un nemico. Qui non c'entra Napoleone. Accidenti a me e a quando gli ho regalato quel libro. Dove credete di andare? Là dentro. Invece no. Come pensi di fermarmi? Con questa. Voglio darti un consiglio, Barbarossa. È l'amico di Morgan. Scusate, non sapevo chi fosse. Mi scusate, vero amico? Latigo! Buonasera. Buonasera. La finestra era aperta e non ho potuto fare a meno di sentire tutte le incommensurabili fesserie che sono state dette e ripetute. Beh, vi dirò io cosa succederà. Accendimi. Swift Morgan e io penseremo a sistemare le cose fra voi minatori. Secondo me, la corsa al filone madre è una corsa e basta. Ora, Swift e io sorveglieremo affinché tutto si svolga in modo onesto e leale. Vediamo se ho capito bene. Voi e questo Swift Morgan, con l'aiuto della sua famosa pistola, ci direte quello che possiamo o non possiamo fare. È un giro vizioso per dirlo, ma è più o meno così. Scusate, cosa c'è da ridere? Stavo pensando a qualcosa di molto buffo. Allora, siete d'accordo o no? Non vedo che altro potrei fare per il momento. E come la mettiamo con Abigail e papà? Lat non permetterai che il colonnello li separi, vero? Io e Swift Morgan stiamo dalla parte dell'amore. E adesso perché ridete? Non credete che dovreste dirlo anche a noi? Tutto a suo tempo, giovanotto. Tutto a suo tempo. Buongiorno. Non ho chiuso occhio tutta la notte. Per quale motivo? Swift Morgan! Che succede se scopre che mi faccio passare per lui e arriva qui a Purgatorio a cercarmi? Questo non succederà. Ma se succedesse? Già. Lascia preoccupare me di Swift Morgan. Baccia. Sì, signore. Mi domando che succederebbe se durante la grande festa che Barton darà stasera alla miniera una carica di dinamite venisse scaricata nel montacarichi e per caso esplodesse. Il pozzo crollerebbe e ci vorrebbe un po' di tempo per liberarlo. Ritarderebbe le operazioni alla miniera per una settimana, forse per più. Ma se Swift Morgan ci pesca? Lascia preoccupare me di Swift Morgan. Oh, buenos días. Dovrete aspettare, signor Latigo. Esto, signore, prima di voi. No, non lo credo. C'è molta tristezza in sua faccia, signor. Cercate di pensare che dopo il temporale viene sempre il sereno. Ma se invece di un temporale è il diluvio universale? Non tutto il male viene per nuocere. I miei guai non vengono mai soli. Ma mi fate la barba o giocate ai proverbi? Oh, subito, signor. Non è tutt'oro quel che... Gianni! Gianni, tesoro! Che gioia vederti! Bisogna festeggiare, certo, Jenny. Che bisogna! Servo splendore, Jenny. Una bottiglia di champagne, sì, prego. Sì, signora. Della mia riserva. Siediti. Che fai qui in città, Goldie? Sono venuta a cercare un uomo. Oh, i boschi ne sono pieni, le miniere pure, le nude praterie pullulano di cowboys. Hai solo l'imbarazzo della scelta. Questo è un uomo speciale, cara. Alla nostra. Dov'è quest'uomo? Non lo so, questo è il guaio. Ti ha piantata in asso? Forse, oppure si è perduta. È difficile che si perdano. Questo era uno speciale, eh? Insuperabile, ha 18 carati, quanto di meglio. Io ora ne ho uno che risponde a questa descrizione. La prima volta che quest'uomo entrò nel mio locale a Deadfall con in mano uno sperone. Uno sperone? Sì, uno solo. Signora, mi disse, vi ho portato questo da molto lontano. Lo manda Slim, un bel ragazzo del Texas. È morto laggiù nella prateria con il vostro nome sulle labbra. E tu come fai a sapere che ha detto questo? Perché ha detto le stesse cose a me. Goldie, il tuo uomo e il mio uomo sono la stessa persona. Vuoi dire che è qui a Purgatorio? Sì. Escogitiamo un modo carino per farlo ammazzare. Signore? È lui! Questo è il mio Lat! Ah, oh, via, mettiamo le cose in chiaro. Io non sono il tuo Lat. Non sono il Lat di nessuno. Scusami se ti ho dato un dispiacere e tu scusa per i soldi che ti ho preso. Ma devo dirti una cosa a proposito dell'amore. Non esiste l'amore se non si è pronti a dare. Anche se qualche volta può far male. Trattalo! Thank you.
confesso, Latigo, che mi sento male solo al pensiero che quella tarantola di mia sorella vi ha quasi messo sottoterra quando siete arrivato in città, senza parlare della sediata che vi ha dato. Sentite la musica? Ballano tutti per le strade per quello che voi avete fatto per la nostra città. Un uomo dovrebbe seminare felicità durante il corso della sua vita. E ecco fatto, vi ho rimesso a nuovo. Grazie tante, Doc. Lat, ho dovuto ubriacarmi ieri sera per avere il coraggio di dirvi una cosa che avrei dovuto dirvi fin dal principio. Volevo mettervi un unguento per somari sul petto perché vi bruciasse e vi desse l'illusione di togliervi il tatuaggio, ma solo l'illusione. Ma quando Pazienza ha perso la testa... Che ha perso? Non me la sentivo di imbrogliare l'uomo che la sposerà. Che la sposerà? Chi? La tarantola? È quello che mi ha detto. Oh, beh, allora vi ha detto il falso. Oh, oh. Sposarla? Sposare la tarantola? La... Ho pensato di parlarti a quattro occhi. Spero di non averti fatto troppo male con quella sedia. Sono guarito, così ha detto il dottore. Non potevo comportarmi diversamente, capisci? Capisco. Supponi che avessimo continuato a vederci, che ci fossimo sposati, che tu fossi rimasto ucciso in un incidente. Quando mi chiamavano a identificare il cadavere avrei fatto una figura da scema. Con te steso là con il nome di un'altra donna sul torace. Io amo Goldie. Non sarebbe stato terribile? Io ho detto che capisco, ora non insistere. Oppure se andavamo a fare un picnic e ti si infilavano le formiche nella camicia e tu te la strappavi di dosso e tutti avrebbero visto il tuo torace. Non potevi avere la tubercolosi invece di quel maledettissimo tatuaggio! Mi venisse un accidente. È la prima volta che mi capita di veder piangere la tarantola. Beh, è una ragazza sensibile. Tutto sotto controllo, signor Morgan? Lo spero bene. Però il cervello è... Loro, non è meraviglioso? Niente più di sì, frate e mio fratello. Oh, vorrei che tu l'avessi conosciuto prima che leggesse quel maledetto libro su Napoleone e si infilasse la mano nella giacca. Balliamo! Sì, caro. Sicuro che ti intendi di esplosioni? Non ho mai perso un dito e non parlare così forte. Su, coraggio. Non mi va comunque. Che succede se Swift e Morgan scopre quello che abbiamo fatto? Lascia preoccupare me di Swift e Morgan. Mandalo giù. Un'occasione molto lieta per me. Ah, sì? Ma non capita tutti i giorni di incontrare un famoso pistolero come Swift e Morgan. Me lo volete mostrare, per favore? Eccolo là, quello laggiù, ecco. Mi meraviglia che non lo abbiate riconosciuto dal suo sguardo freddo e tagliente e dalla sua... state ripensando qualcosa di buffo, vero? La verità, sì. Colonnello, non credete che sia il momento di farmene partecipi? Sì, è proprio il momento. E così quello è Swift e Morgan. In carne ed ossa. Ma quello ha una capigliatura fortissima. Swift e Morgan, invece, non ha un capello in testa. È calvo? È calvo. Signore, voi volete scherzare? Come credete che la prenderà Swift quando incontrerà quell'ignobile impostore? Quel baccaro che usurpa il suo famoso nome? Non lo so, dovrò rifletterci. Vedete, io non ho mai assoldato Swift e Morgan. Ho solo mandato qualche telegramma per farlo credere, perché quella sorella pazza che ho dicesse a Barton che avevo assoldato il famoso pistolero. Però gli ho mandato un telegramma oggi, dicendogli che c'era un impostore che si faceva passare per Swift e Morgan.
Come mai, giovanotto, non ridete più? Non ci riesco, non capisco perché. Il mio pozzo! Ci vorrà una settimana a riattivarlo. Facciamo un mese. In tempo perché il vero Swifty Morgan arrivi a Purgatorio. Che diavolo significa questo? Diteglielo voi cosa significa, signor Smith. Buonanotte, signori. E auguri. Latigo. Ecco, sentite, Mr. Burton, lo so cosa pensate e... avete ragione. C'è un treno che parte per Denver domani sera. Prendetelo! Sì. Tutti e due! L'ho detto. Un uomo deve seminare felicità durante la sua vita. Credo che ne abbiamo seminata un po' troppa. Biglietti, biglietti, per favore. Signora. Avete il biglietto, signore? È sul cappello. Dite, non siete Swifty Morgan? Esatto. Beh, è davvero un piacere avervi a bordo, signor Morgan. Dove siete diretto? Purgatori. Ehi, tu. Io? Tu. Dammi un sigaro, Charlie. Accendimi. Ecco qua. Non impicciarti. Accendimi o ti accoppo. Tu permetti a qui... Lo so quello che stai per dire. Scusami. Ehi. Non sono caduto così in basso da sopportare dei pezzenti come voi. Barista, una gazzosa. Hai fatto bene a fare così. Ho fatto la spia. Che cosa ha fatto? La spia. Mi ha detto che quei minatori ti davano $5,000. E a me hai detto solo 1,000. Hai ragione di essere arrabbiato. Non lo sono. Non lo sei, perché? Quando ti incontrai avevo fame. E tu mi desti $100. Non li avevo mai visti prima. 10 cents. Non ho un centesimo. Pago io. Grazie, Jack. È gentile da parte tua. Te l'ho detto. Mi hai sfamato quando avevo fame. Ora beviamo e andiamocene. E dove? Dovunque, purché sia lontano da qui. Io non vado via. Jug, sai benissimo che il vero Swifty Morgan di cui tu usurpi il nome sta per arrivare in questa città e che ci riempirà di buchi come colabrò di tutti e due. Soltanto che uno di noi, io, non sarò più qui. Io rimango qui. Ma perché vuoi rimanere qui? Perché se scappo penseranno tutti che ho paura. Io ho paura, tu no? Sì, però non scapperò. Che ti importa di quel che pensa la gente se non sarai più qui? Ho il mio orgoglio. Guarda che l'orgoglio non le ferma le pallottole. Sai che ti dico? Sei il tipo più in gamba che conosca. Sei tu il solo a dirlo. Tu miri in alto. Un lavoro in sella o altra roba del genere non ti ha mai interessato. È quello che farò anch'io. Mirerò in alto. Lo so che ho poche speranze con Swifty Morgan, ma supponi che io lo stenda. Supponi invece di no. Ci sono 1,000 probabilità contro una che lui stenda te. Sei destinato a diventare un cadavere sconosciuto sotto una delle tante croci di legno al cimitero. Ah, tutti dobbiamo morire un giorno o l'altro. La gente in gamba cerca di rimandare la cosa il più possibile. La mia decisione è presa. Già, io non voglio essere responsabile della tua morte. Filiamocela da questa città e cerchiamo di arrivare a una felice vecchiaia, eh? Ti ho detto che ho deciso ormai. Voglio dimostrare di essere qualcuno. È inutile, tanto non ci riuscirai. Swifty Morgan è veloce come un fulmine con la pistola.
puoi schioccare le dita quando vuoi che tiri. Andiamo, Jug. Io sono lento, ma tu sei una lumaca, Jug. Posso anche avere fortuna. Ho l'impressione che partirai per un lungo viaggio. Perché non lo vuoi fare da vivo? Non devi restare, me la cavo da solo. No, non ti preoccupare. Appena quel killer arriva in città, io me la batto dalla porta di dietro. È di gran carriera. Scusatemi, signore. Perché? State per fare qualcosa che potrebbe non piacermi? Oh no, signore, non sono mica matto, signore. Sono il capostazione di qui. Ok, allora va tutto bene. Siete il capostazione di qui? E non siete matto. Sono anche il telegrafista. Congratulazioni. E quindi so tutto del telegramma che il colonnello Ames vi ha mandato e del telegramma con cui avete risposto. Come sapete chi sono? Beh, è facile, basta darvi un'occhiata per capire che siete voi l'uomo che ha ucciso altri 40 suicidi a sangue freddo. Si vede, eh? Beh, è lampante come la testa di un caldo. Oh, scusatemi. Va bene, sono Swifty Morgan. E allora? Beh, il telegramma diretto al colonnello Ames che diceva che venivate a sistemare l'imposture. Che è successo quel telegramma? Beh, ecco, l'ho portato a casa Ames, ma la sorella del colonnello Miss Abigail lo ha preso, lo ha aperto e ha cominciato a gridare. Così quel barbe schifoso sta venendo qui. Alludeva a me? Con rispetto parlando, alludeva a voi. E poi l'ha mostrato a Miss Pazienza. È una ragazza. L'avevo capito. E Miss Pazienza ha cominciato a urlare. Così quell'urido assassino di Swifty Morgan viene qui e quel giovanotto che posava a fare lo sporco assassino dovrà lasciare la città. Allora immagino che l'impostore sarà filato via senza aspettare neanche un istante. No, signore. No, dici? No, signore. In questo momento è giù al saloon e sta giocando al biliardo. Ma che mi dici? Ora sta a sentire, corri subito giù al saloon e di a questo truffatore di venire fuori di lì e digli anche che il vero, unico, genuino al 100% cantante di garanzia, Swifty Morgan, lo sta aspettando. Oh, signore, io preferirei non essere immischiato in questa faccenda, se non vi dispiace. Invece, mi dispiace moltissimo. Swifty Morgan, eccoci fuori nella strada. Il vero originale Morgan. E quando uscirete giovanotto vi farà tanti buchi in pancia che sembrerete un colabrodo. E verde dalla bile perché avete usato il suo nome illegalmente. Non andare fuori, idiota. Usciamo dalla porta sul retro. Allora, amico. Già penso di sì. Là! Ehi, le signore qui non sono ammesse. Io non sono una signora, sono Pazienza Barton. Swifty Morgan è là fuori nella strada. Sì, lo so, sto uscendo per incontrarlo. Ma non ce l'ha con te, ce l'ha con lui. Io l'ho messo nei guai, io lo tirerò fuori. Senti, Latigo, se tu ti farai uccidere, io sarò costretto a sposare uno di questi luridi bifolchi. Ascoltami, Pazienza. Ci sono cose che un uomo non può evitare. Chi lo sa? Magari può evitarle. Entra al saloon. Sono Swifty Morgan. Vieni fuori. Sono già fuori. Cosa diavolo avresti intenzione di fare? Se fossi in te, punterei più in alto. Se colpisci questa dinamite, fai saltare tutta la città. E te con lei. Stai cercando di prendermi in giro, amico? No, sto cercando di ucciderti, Morgan.
Non puoi batterti da uomo stando seduto sul tuo mulo. A dir la verità, non appartiene a me, è di Taylor Barton. L'ho rubato. Come hai fatto col mio nome? Sono molto spiacente. Non tanto quanto lo sarei fra poco. Swifty Morgan colpisce solo quello a cui Swifty Morgan mira. È spiacente pure di questo. Puoi cominciare quando vuoi tu, amico. Fuoco di sotto! Mi sono colpito! Non lasciarmi morire con gli stivali ai piedi!